Ben trovati, gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura quest'oggi parliamo di vittime, vittime della strada, quelle che purtroppo sempre più spesso abbiamo dovuto registrare durante anche le cronache, appunto, di quanto accade nel territorio anche del Veneto Orientale. E allora, per ricordare quelle vittime, in molti, ben oltre 1500 persone hanno deciso di ritrovarsi per una fiaccolata tra Musile e San Donà di Piave, ricordando anche le tragedie accadute, e tra loro anche i genitori di quelle vittime, che chiedono maggiore attenzione ai ragazzi, ma non lo fanno così, lasciando solo un messaggio, pronti anche con un'associazione. Allora, Cristiano Pellizzaro è andato a vedere la manifestazione, ha raccolto appunto le testimonianze. Sentiamoci allora il servizio di apertura del nostro telegiornale. Romina, come è nato Luci sulla buona strada? Che finalità vi siete posti? Allora, con alcuni ragazzi abbiamo capito che c'è una cosa molto importante da far passare anche ai giovani, che la strada non è solo morte, ma se prendiamo tutte le precauzioni giuste, se guidiamo bene, se stiamo attenti, bisogna andare un po' più piano. È meglio metterci 5 minuti più, ma arrivare sani. Dico sempre, è meglio un rimprovero, ma essere qui vivi. Il messaggio è che non vogliono più che altre vite perdano o altri familiari subiscono i dolori che abbiamo passato noi. Solo vederli qui in silenzio, di ascoltare le parole che dicevano i ragazzi, per me è stata la dimostrazione più grande di quanto questi giovani, di quanto ci tengono veramente a queste vite che non ci sono più fisicamente, ma che nei nostri cuori rimarranno sempre. Avevi lanciato a ottobre anche un'iniziativa, tu, quella degli sportelli, che direzione sta prendendo? Allora, innanzitutto noi incominceremo e lavoreremo con un'associazione che adesso si sta mettendo in moto, grazie anche al consiglio dato anche dal presidente Zaia e con l'aiuto appunto anche dell'assessore De Berti, portiamo avanti questa associazione. Quando è pronta, che non manca molto, verrà appoggiata, come lui mi ha detto, dalla regione, entreremo in scuole e tutto quanto, e dopodiché i ragazzi cominceranno a dimostrare quello che valgono, perché l'hanno già dimostrato stasera, e io continuerò per il mio obiettivo, quello di aprire un piccolo sportello, uno spazio per aiutare chi veramente ha bisogno anche di 5 minuti, anche di un abbraccio. Attraverso quello che noi abbiamo detto alla gente e abbiamo fatto ascoltare, volevamo trasmettere quanto questi ragazzi ci mancano tanto, li viviamo ogni giorno. Noi alla gente questa sera volevamo far capire quanto noi ci teniamo che ciò che è accaduto quest'estate, quest'inverno, non accada più. L'ultima canzone che abbiamo trasmesso qui in Comune San Donà è stata Piccola Stella, perché tutti i nostri amici sono delle piccole stelle che ci accompagnano nel cammino di adesso, della nostra vita. E noi vogliamo custodirli sempre, senza mai far perdere il ricordo di nessuno, devono vivere sempre. E ora andiamo a Porto Gruaro per parlare del centro commerciale Adriatico 2, che all'interno ospita ormai da sempre praticamente il supermercato, prima ipermercato, poi il supermercato Carrefour, pronto per essere chiuso in questo mercoledì. Dal 1 febbraio di fatto passerà al Conad, che aprirà i battenti verso il 20 di febbraio. Ciò che conta è che comunque tutti i dipendenti Carrefour passeranno a Conad, in una collaborazione che c'è stata tra i due gruppi e con l'interessamento dei sindacati. Tra questi, tra i sindacalisti, Visentino, al microfono di Lauro Nicodemo, ha spiegato appunto qual è l'accordo e la soddisfazione ovviamente per il passaggio di tutti i dipendenti al nuovo gruppo. Sentiamo allora l'intervista. Siamo con Alessandro Visentin della segreteria o segretario provinciale della UIL, qui oggi a Porto Gruaro, per darci l'annuncio di un grande risultato ottenuto, che è quello
dei dipendenti della Carrefour che dovrebbero passare alla Conad. Sì, ieri abbiamo fatto un buonissimo accordo sindacale con il gruppo della Conad, perché dal 1° febbraio i dipendenti di Carrefour passeranno alla Conad. C'erano preoccupazioni prima, perché avevamo un ipermercato che è gestito dalla Carrefour da tanti anni e da quasi 10 anni in grande crisi, con più volte l'utilizzo di ammortizzatori sociali, e a dicembre abbiamo avuto l'informazione durante l'assemblea sindacale da parte dei dirigenti di Carrefour che l'ipermercato di Portogallo veniva ceduto a Conad. La preoccupazione dei dipendenti era quella di perdere ovviamente diritti e salario. Con due incontri di trattativa serrata siamo riusciti comunque a portare a casa tutti i dipendenti lo stesso salario, anche l'aumento salariale che non sarebbe stato secondo qualcuno dovuto, ma che abbiamo portato a casa anche un consistente aumento salariale che sarà pagato a marzo di 389 euro a tutti i dipendenti. E questo è un vanto, insomma, per tutti noi, è un momento di sicurezza e di garanzia per tutti i lavoratori, perché dopo tanti anni di lavoro e sacrificio all'interno di quell'ipermercato, oggi e domani soprattutto, avranno ancora la possibilità di avere un posto di lavoro sicuro e la possibilità di guardare verso il futuro con molta più serenità. Ora andiamo a Jesolo per parlare di albergatori pronti per innovare, quindi per trasformarsi e quindi per guardare al futuro. Tutto questo a Jesolo con il presidente Maschio. Presidente Maschio, prospettive della ricettività alberghiera, quali sono, che direzione state prendendo? Allora, diciamo che stiamo uscendo in questo momento da un convegno che è Ristorazione Alberghiera 2.0, quindi un tema fondamentale nella nostra agenda è quello di cercare di dare delle risposte, nuovi spunti su un aspetto fondamentale delle nostre strutture, su uno dei reparti direi più importanti e che in questi ultimi anni ha richiesto maggior innovazione, la ristorazione delle nostre strutture. Oggi si trova di fronte a un bivio, vediamo un calo o quantomeno in alcuni casi, non in tutti, un'inadeguatezza di quello che era il modello di ristorazione che abbiamo applicato per 50 anni. Oggi le richieste dell'ospite, il modo di vivere l'esperienza food da parte dell'ospite è sicuramente cambiata, dobbiamo adeguarci in tal senso. Proprio in considerazione a questo, direi che la riqualificazione della nostra offerta passa per dei collaboratori e delle figure professionali adeguate che possano ben inserirsi in quella che deve essere appunto la ristorazione 2.0 nelle nostre strutture. A tal proposito abbiamo già fissato la seconda data del Job Day organizzato dal nostro contenitore che è J-Lab, che è un contenitore all'interno del quale convogliamo la parte formativa dell'associazione, e l'abbiamo già fissata per la data del 17 marzo prossimo, all'interno del quale appunto faremo incontrare domanda e offerta per le nostre aziende del territorio con i nostri futuri collaboratori, ci auguriamo, le nostre aziende. Sempre in materia di enogastronomia, a breve, perché a febbraio abbiamo qui le date sono già fissate, della Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle, momento anche quello nel quale ormai la parte del food la fa da padrona, pertanto i nostri imprenditori e le nostre aziende potranno trovare già degli spunti interessanti anche in quell'occasione. A Meduna di Rivenza si è spento all'età di 72 anni Giorgio Coledan, era volontario da lungo corso e volto notissimo a Meduna del circondario, era in pensione da tempo, ma per una vita ha partecipato in prima linea al mondo dell'associazionismo, sempre attivo nella Proloco, aveva prestato la sua preziosa collaborazione ed esperienza all'organizzazione di tanti appuntamenti paesani ed è stato molto tempo anche una colonna del locale comitato per il gemellaggio con la cittadina tedesca di Senfeld. Ricorda Arnaldo Pitoni, il sindaco, ha detto che era una persona molto ben voluta in paese, riservata ma sempre disponibile, un gran lavoratore, generoso con tutti, era iscritto da sempre alla protezione civile, oltre che con la Proloco e con il comitato gemellaggio. Mancherà, ha detto il sindaco Pitton, non solo alla famiglia ma anche a tutta la comunità di Meduna e per la quale aveva sempre lavorato con grande disponibilità. Ha svolto il servizio di custode nel campo sportivo, dove nel corso della giornata si alternavano le varie squadre, come hanno ricordato poi anche alla Liventina.
All'epoca, infatti, proprio a Meduna si svolgevano le partite del campionato regionale elite della formazione Juniores e proprio lui era il responsabile degli impianti sportivi. Giorgio Coledana ha lasciato la moglie Rosana, i figli Simone e Marica con i fratelli e le sorelle. Proprio quest'oggi erano davvero in tanti nella chiesa di Meduna per stringersi alla famiglia. Cambiamo pagina, torniamo a Porto Gruaro, Italia Viva con l'onorevole Moretto si è presentata alla cittadinanza, alla popolazione, hanno parlato anche delle prossime amministrative, la stessa onorevole Moretto ha detto siamo parte attiva, siamo pronti per entrare in campo, scendere in campo e quindi presentarsi a sostituire, dice l'attuale amministrazione comunale. Laura Nicodemo è andata a sentirla. Onorevole Sara Moretto di Italia Viva, oggi una sala strapiena, molta partecipazione per la presenza anche del suo coordinatore nazionale. Il suo coordinatore nazionale a un certo momento ha fatto un passaggio, si è complimentata per la sua professionalità dimostrata in Parlamento, però nello stesso tempo ho detto bisogna impegnarci nel territorio. E io posso interpretare questa come un invito a presentare una lista nelle prossime elezioni a Porto Gruaro? Ma il coordinatore responsabile Rosato sa benissimo e sta seguendo tutti i territori. Ovviamente io gli relaziono e Porto Gruaro è uno dei comuni su cui ovviamente c'è un grande dibattito. Le scelte però verranno fatte territorialmente, quindi sono delegate a chi sta nel territorio e come ho avuto modo di dire in questi giorni, la nostra idea è quella di essere protagonisti nella creazione di un progetto davvero nuovo e alternativo alla giunta uscente. In questo abbiamo occhi e orecchie aperti, siamo pronti a dialogare, ma non crediamo che debbano essere riproposti schemi del passato. C'è bisogno di uno scatto anche qui a Porto Gruaro per dare davvero l'idea di un progetto di innovazione, di cambiamento e di visione del futuro, riconquistando quel ruolo che Porto Gruaro ha sempre storicamente avuto di guida di tutto un territorio, di un mandamento e addirittura della Venezia orientale. Questa osservazione potrei interpretarla come un'apertura verso delle liste civiche? Ma sicuramente il dibattito è su questo, ci sono diversi soggetti già in campo, alcuni che si stanno costruendo e noi apriamo assolutamente il dialogo con chi sta lavorando appunto per le prossime amministrative. E ora andiamo a Oderzo per parlare del PUT, il piano per particolareggiato, per rivedere appunto il piano del traffico. L'ASCOM ha chiesto un nuovo incontro al sindaco Maria Scardellato, dice ripartiamo da capo, rifacciamo un po' i progetti assieme, così comunque non va bene e quindi parliamoci, dialoghiamo. Sentiamo allora. L'ASCOM Confcommercio si appella di nuovo al Comune per il piano del traffico, riparliamone. I vertici di ASCOM, presieduta da Rino Rinaldin, tornano ad affrontare la questione del PUT. ASCOM, dicono, è disponibile a ridiscutere le scelte comunali con un approccio tecnico e pragmatico, senza pregiudizi. Il timore è che la rivoluzione nella viabilità costituisca un'ulteriore negatività per le piccole botteghe costrette ad affrontare ogni giorno difficoltà notevoli generate dalla concorrenza di outlet e grandi centri commerciali, dalle vendite online, non ultime alle novità normative e fiscali. La dirigenza di ASCOM, proseguono dall'associazione, è molto preoccupata dal trend di chiusura dei negozi tradizionali nel centro storico Pitergino, che purtroppo non è accompagnata da un turnover pari e adeguato al ripristino della continuità dei nastri commerciali a discapito dell'attività complessiva del nucleo urbano centrale. Inutile trincerarsi dietro chissà quali sofismi. L'analisi delle cause che hanno determinato questa situazione deve essere molto lucida e non può presentarsi a trovate estemporanee, fanno sapere appunto dall'ASCOM. Non c'è alcun dubbio che siamo di fronte a un insieme di fattori che interagiscono negativamente sulla tenuta della rete. Tra questi ve ne uno di portata ormai storica e strutturale, rappresentato dallo sviluppo incontrollato della grande distribuzione che nei decenni scorsi ha fortemente squilibrato i rapporti commerciali. Di fronte al dramma che rischia di penalizzare non soltanto l'economia urbana e le prospettive economiche di molte famiglie, ma la stessa idea di città antica che nasce e si sviluppa intorno al commercio. È necessario, sottolinea ASCOM, che l'amministrazione comunale riapra il confronto sul piano urbano del traffico, almeno per limitare i danni sul commercio che le soluzioni prospettate ad oggi rischiano di apportare. Siamo disponibili a ridiscutere le scelte comunali,
altri fattori strutturali, quali la promozione della funzione residenziale del centro storico, sono da tempo al centro dell'attenzione della Confcommercio Veneta a tutti i livelli, dal regionale al provinciale fino a livello locale, così come è condivisa la convinzione che la digitalizzazione degli scambi commerciali e il commercio online non possano essere esclusivamente subiti dai piccoli operatori economici, ma debbano essere cavalcati per trasformarli in asset innovativi. E adesso gli scatti dal territorio, c'è Vinicio Scortegagna, arriva fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna, grazie a Fotoreporter e a voi tutti per aver scelto l'informazione del Veneto Orientale. Ci fermiamo infatti adesso con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della programmazione. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi della rete, ci ritroveremo come sempre con le altre news. Buon proseguimento allora e alla prossima.